Ciao ragazzi, oggi voglio affrontare un argomento un po' particolare che vorrei intitolare così: l'illusione del piegamento perfetto. Ok, perché la voglio chiamare illusione? Perché tante persone sono convinte che l'esecuzione del piegamento che insegnano loro sia quello perfetto. Ok, io la vedo in un altro modo. Esiste il piegamento che è adatto al lavoro che vogliamo sviluppare. Quindi, vogliamo sviluppare più un lavoro orientato al corpo libero, che sia di base per lo sviluppo di elementi di spinta più difficili, dobbiamo per forza tenere conto di quelle che sono le caratteristiche principali che vengono mantenute costanti nei movimenti più difficili. Allineamento del corpo, posizione delle scapole, posizione del bacino, muscoli che vengono principalmente utilizzati e via dicendo. Così come anche, per esempio, nello sviluppo della panca piana abbiamo una postura che è completamente diversa e da lì, insomma, bisogna cercare di fare una distinzione, se no si fa su un minestrone gigante, si butta tutto nella stessa pentola e ognuno andrà a dire no, quella cosa lì è sbagliata, no, quell'altra cosa è sbagliata. In realtà non c'è una cosa sbagliata, c'è quello che funziona per un obiettivo e quello che funziona per un altro. Quindi quello che voglio andare a presentarvi adesso è quello che è il piegamento comunemente utilizzato nel contesto del corpo libero e come andare a scalarlo con un'idea precisa, cioè perché andare a farlo così. E dopo voglio darvi un'idea di quello che dovrebbe essere il piegamento invece, per esempio, orientato ad una buona base con la panca piana e come poterlo insegnare ai principianti. Il piegamento che noi andiamo ad eseguire nel corpo libero è molto semplice. Le braccia vengono posizionate alla rizza spalle, il bacino in retroversione, le scapole sono in leggera protrazione, come se volessimo aprire i dorsali. Quello che noi andiamo a fare è andare a creare un maggiore coinvolgimento della spalla e del tricipite a scapito del pettorale. Ok? Quindi la posizione di partenza prevede di stare sul collo del piede. Se l'allineamento è corretto, teoricamente le parti del corpo che toccano in ordine sono ginocchia, bacino e poi la parte superiore del corpo. Ok, quindi sono in questa posizione, scendo, ginocchia, bacino, parte superiore e torno su. Se voi andate a eseguire questo tipo di piegamento, adatto i numeri, sentirete che cedono le spalle e i tricipiti, non i pettorali. Ok? Come scalare questo esercizio? Molti lo fanno eseguire in questo modo, ossia ginocchia piegate in questo modo, incrociate, e lo fanno fare così. Allora, io lo eseguo correttamente perché lo so fare. Tuttavia, cosa succede? Che una persona alle prime armi, perché questo è un esercizio per le persone alle prime armi, quanta probabilità ha di avere il retto del femore sciolto? Zero. Quindi cosa succede? Che quando noi portiamo i ginocchi in questa posizione, ok, andiamo a stirare sia il retto del femore sia il sartorio, con il rischio di andare a incidere a livello dell'anca e causare una flessione dell'anca. Di conseguenza ci sarà un'incapacità totale da parte del principiante di mantenere i fianchi completamente aperti. Quindi il mio consiglio è: volete scalare i piegamenti per un principiante, mantenete costante quella che è l'allineamento, quello che è l'allineamento, in modo che ci sia una percezione corretta di come debbano essere allineati i segmenti e piuttosto andate a seguirlo su un piano più elevato. Torniamo invece dall'altra parte, il piegamento che si può utilizzare per la panca piana. L'assetto della panca piana è completamente diverso, c'è una riduzione delle scapole e una depressione. Quindi quello che noi andiamo a fare è andare ad assumere questo atteggiamento. Quindi ci mettiamo in posizione, quindi vado a addurre le scapole e a deprimerle. Scendo e cerco di mantenere adduzione e depressione. Ok? E voi potete sentire chiaramente che il pettorale è più coinvolto. E vi assicuro che non è assolutamente facile. Se nella palestra dove seguo le persone io, l'istruttore è sufficientemente intelligente e io, l'istruttore della palestra del lavoro, lo ritengo molto intelligente, se voi sapete fare 40 piegamenti decenti a terra, ok? Che sia una metà via tra questo e l'altro, panca piana,
Inutile andare a farla, è una perdita di tempo. Ora, come insegnare ad una persona a fare questa cosa? Perché non è semplice, tutti perdono le scatole, tutti, dal primo all'ultimo, ne perdevo anch'io, ok? Modo più semplice del mondo, pancia a terra, bacino sempre appoggiato, sempre, da questa posizione io vado a deprimere le scapole e ad addurre. Da qua cosa faccio? Penso a, tenendo le scapole addotte, spingermi via dal pavimento. E torno giù. Di nuovo. E torno giù. Questo metodo è molto utile perché mi insegna ad attivare tutta la muscolatura che produce l'estensione toracica, molto utile fra l'altro nello sviluppo della postura ideale della panca. E togliendo la quantità di peso del bacino, vi permette di concentrare l'attivazione che ci interessa solamente sulla parte superiore del corpo, che è relativamente poca in questo caso, perché la leva è scalata per il fatto che siamo in diagonale sul pavimento e per il fatto che abbiamo completamente in appoggio gli arti inferiori e una parte del bacino. Quindi spero di aver un attimo chiarito il fatto che non esiste il piegamento perfetto, esiste quello che ci interessa sviluppare. Ora sta a voi capire quelle che sono le esigenze del vostro cliente e decidere di portarla da una parte oppure portarla dall'altra.